Arena Arreda svuota tutto con sconti fino al 50% sulle cucine esposte per rinnovo esposizione. Vieni a visitare lo showroom durante le aperture straordinarie di ogni prima domenica pomeriggio del mese. Ci trovi nell'area commerciale di Abbadia Alpina di Pinerolo. Con il viso seminascosto dalla sciarpa, hanno rapinato sabato mattina l'incasso delle cene all'hotel Barrage di Pinerolo. Poco più di 1000 euro, ma le loro mosse sono state riprese dalle telecamere del circuito di sorveglianza. I due, dopo il colpo, hanno immobilizzato in uno stanzino il portiere di notte e una cameriera. I carabinieri della compagnia di Pinerolo sono risaliti agli autori del colpo e hanno arrestato due ex dipendenti dell'albergo, Enrico Vivolo, 59 anni, abitante a Cumiana con precedenti per omicidio, e Deborah Frencia, 37 anni, di Luserna, San Giovanni, incensurata. La Galuppa accende i forni e riapre ufficialmente oggi i battenti dopo il passaggio di proprietà tra la famiglia Ferrua e la cordata di imprenditori dell'Automotive, formata da Paolo Covelli, Walter Rabaioli, Giovanni Tonno e da Pietro Drago, amministratore della società Comunicare. Tutto è pronto per la produzione delle colombe pasquali. La Procura della Repubblica ha esaminato il piano industriale, non procederà con la richiesta di fallimento e chiude la procedura di concorso preventivo. Nel TG di domani un ampio servizio. Giampiero Samorì, candidato premier per i moderati in rivoluzione, ieri è venuto a Pinerolo per incontrare gli elettori. Durante l'incontro, Samorì ha presentato i punti chiave del suo programma e ha spiegato alcuni modi per risanare il debito pubblico e riavviare lo sviluppo del paese. Ad attenderlo c'era Roberto Goveani, pinerolese, candidato capolista al Senato in Piemonte. Perché la decisione di candidarsi in Piemonte? Quindi l'idea è stata soprattutto l'idea dettata dal cuore, l'idea di tornare a Pinerolo dove ci sono tanti amici, dove comunque i problemi che vedo a distanza di 20 anni sono più o meno gli stessi di quelli che c'erano 20 anni fa, con in più però un decremento dell'occupazione, con una situazione di pessimismo che è un po' la realtà italiana rappresentata in piccolo a Pinerolo, e per cui era il tentativo e vuole essere il tentativo di dare un contributo da pinerolese. Sono nel suo programma elettorale i punti che le stanno più a cuore? Ma al di là dei punti legati alla realtà pinerolese, io personalmente sono un sostenitore dell'introduzione del reato di omicidio stradale, perché aver avuto un amico il cui figlio è rimasto ucciso in circostanze del genere e vedere come la sua vita si è trasformata, si è rovinata, e averlo visto non aver mai avuto giustizia e disperarsi per questo mi ha fatto considerare che oggi, alla luce anche degli innumerevoli incidenti stradali che occorrono per imperizie, ma al di là dell'uso dell'alcol e delle droghe, per superficialità e per imprudenza, credo sia assolutamente indispensabile una modifica al codice penale. Questo è uno dei progetti. Un altro progetto, anche se adesso mi viene un po' scomodo dirlo perché sono alcuni giorni che vedo solo più politici, e io tale non sono, accompagnati da animali, è che io da anni, da sempre, nella mia vita, ho sempre raccolto animali abbandonati, ho 9 cani, 4 asini, 6 capretti, insomma, ma al di là di quello il concetto è quello di sviluppare un discorso animalista serio, non per farsi pubblicità, non per raccogliere voti, ma per presentare una legge ovviamente contro la vivisezione, ma soprattutto per presentare delle norme che rendano ai possessori di animali domestici naturalmente una vita più agevole in quella che era la realtà di tutti i giorni. Sono più di 20 gli alpini della Taurinense che anche in questo inizio di 2013 si trovano impegnati sulle piste della Via Lattea, tra le aree sciistiche di Sestrie, Sauze d'Ulx, Clavier e nel comprensorio di Bardonecchia, per prestare soccorso agli sciatori infortunati. Dal primo giorno dell'anno sono già numerosi gli interventi effettuati dalle penne nere che in alcuni casi hanno scongiurato conseguenze molto serie per i malcapitati. Ad esempio, alcuni giorni fa nei pressi del lago Piloni in località Sauze d'Ulx è stato soccorso un uomo di 59 anni con codice rosso. Il servizio degli alpini sulle piste da sci continuerà fino al termine della stagione per garantire un'adeguata assistenza agli sciatori.